il Signore invita Israele e gli altri popoli a rivestirsi della luce perché riceveranno la luce vera, quella di Dio, che illuminerà i popoli per vivere nella sua strada, secondo il suo volere. Tutte le genti riceveranno la stessa eredità di Israele in Cristo Salvatore nostro. La promessa è anche per tutte le nazioni. I magi erano astronomi. Essi studiavano gli astri e le loro leggi. La loro conoscenza sui movimenti astrali fece sì che essi incontrassero il bambino Gesù, il quale essi cercavano per adorarlo e offrirgli i loro doni. Questo incontro fu decisivo per le loro vite. In questi magi dell'Oriente viene rappresentata la moltitudine dei popoli chiamata alla salvezza in Cristo. Dio non esclude nessuno della salvezza. Tutte le nazioni sono chiamate a riconoscere nel bambinello di Betlemme il vero Dio, l'uomo perfetto e anche il re di tutta la terra, Cristo Gesù. I doni offerti dai magi al bambino Gesù simboleggiano plasticamente queste tre realtà di Cristo, Dio, uomo e re. Bisogna ricordare che l'adorare Dio sopra ogni cosa significa non soltanto rendergli omaggi, ma anche e soprattutto offrirgli la propria vita e vivere come Egli ci indica. Signore, guida i nostri passi con la Tua parola. Come i magi furono all'incontro del bambino Gesù per adorarlo e offrirgli i loro doni, così anche noi andiamo incontro a Cristo per offrirgli le nostre vite con gioia, seguendolo, amandolo sopra ogni cosa. Dio vi benedica.